Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale I Caterpie. Con oggi si conclude la settimana dedicata all'esteso e dal prossimo appuntamento, quello di sabato, andremo già ad avere un video dedicato a team up in un modo o nell'altro. Chiudiamo questa settimana con il secondo mazzo che secondo me meritava di essere assolutamente preso in considerazione. È una sostanzialmente rivisitazione in nuovo del vecchio Blastoise Keldeo che sicuramente molti di voi conosceranno. Questo ebbene è un Magikarp Wailord Blastoise. Ma prima sigla. Bene, questo è il mazzo nella sua versione più comune. Stesso discorso vale per quanto riguarda il Sazymethod Zoroark che ho fatto vedere 2 giorni fa. I mazzi che ho scelto di fare vedere sono due mondi molto diversi tra loro dell'esteso, ma sono i due mazzi che secondo me in qualche modo fanno capire quanto sia diverso lo standard dall'esteso. Proprio perché con uno abbiamo una versione che può essere completa sotto tutti i punti di vista, che è sia control, che attacco, che pescaggio, che spacco, insomma, fa un po' tutto con un potenziale enorme perché di carte per dare fastidio all'avversario in esteso ce ne sono davvero un'infinità. Questa invece è quella che da sempre ritengo essere l'incarnazione dell'esteso, quindi Arci e Maxi, in questo caso andremo a vedere Arci per andare a giocare il Blastoise, però sono dei meccanismi che nel corso del tempo sono stati quasi unici nel suo genere. Dico quasi perché ancora andando indietro nel tempo c'erano ancora degli Arci e Maxi che ti permettevano di fare una cosa simile, però bene o male siamo lì. Dunque, andiamo a parlare di Magikarp Wailord Blastoise. Tutto l'anima della mazza è ovviamente in Blastoise. Quante volte vuoi durante il tuo turno puoi assegnare un'energia acqua dalla tua mano a uno dei tuoi Pokémon. Anche un attacco, 60 più 10 per ogni acqua l'ho assegnata. Ma come potete vedere, non ci sono lo Squirtle e il Wartortle nel mazzo. Perché? Perché noi giocheremo questa carta, così come anche il Kindra, grazie a Arci, Arci's Ace in the Hole. Puoi giocare questa carta solo se è l'ultima carta che hai in mano. Prendi un Pokémon d'acqua dalla tua pila di scarti e mettilo in panchina. Dopodiché pesca 5 carte. Questa carta è assolutamente assurda e incredibile sotto tutti i punti di vista. Maxi fa sostanzialmente la stessa cosa, ma per i Pokémon lotta. Per cui noi andiamo, punteremo col mazzo. Infatti, il mazzo è costruito proprio per cercare di arrivare ad avere una carta in mano, che è quella il primo turno, sperando di non scartare troppe risorse utili, in modo da fare Blastoise, in modo da andare poi per la nostra strada. Allo stesso modo faremo il Kindra, che non ha né Orsi né Sidra. Kindra è buono in due modi: il GX, ma il GX abbiamo già quello di Wailord che puntiamo a fare per vincere la partita. Sostanzialmente è un buon hydro pump, nel senso che potendogli assegnare tutte le energie che vuoi, se non va giù in un colpo, questo ha la possibilità di fare dei danni imbarazzanti, contando che possiamo assegnargli tutte le energie che vogliamo. Altri Pokémon, passiamo al Magikarp Wailord, con 5 energie e 180. In una situazione normale 5 energie sarebbero assurde. In questo mazzo 5 energie sono praticamente nulla, si fanno con una carta, per cui super spesso da 180. 10 più, se hai almeno 7 energie acqua in più, quindi ne servono 8 sostanzialmente, questo attacco in aggiunta ai 10 danni davanti fa 100 a tutti i Pokémon in panchina. 100 di per sé non sono nulla, nel senso che a meno che non giochiamo contro un mazzo di Pokémon piccoli, quindi Vespiquen, Flareon, tanto per intenderci, i 10-100 danni in giro non farebbero niente. Per questo nel mazzo c'è il Giratina e il Volcanion. Perché il Giratina? Perché mettete che stiamo giocando contro uno Zoroark, uno dei mazzi, Zoroark e Exeggut magari, uno dei mazzi più in assoluto numerosi e popolati sulla scena. Bene, quel mazzo avrà l'abitudine, soprattutto per essere veloce all'inizio, di giocare degli Shaymin o Rayquaza, insomma, tutti quei mazzi che giocano 1/2 Shaymin in panchina. Bene, gli Shaymin hanno 110 di vita. Giratina, quando entra in campo, mette 10 danni su due Pokémon in panchina dell'avversario. Per cui 10 e 10 ai due Shaymin portano giusto giusto il Magikarp Wailord da fare il nostro bel devasto totale, facendo 4 premi sicuri più chissà cos'altro ha in panchina. Magari un Sudowoodo, che ha anche quello 100 di vita, o insomma roba simile. Il Volcanion serve in due modi: uno per scaltare un'energia acqua, perché scaltare energia acqua soprattutto all'inizio magari ci permette di arrivare a fare quell'Arci che magari non riusciremo. Scambiare l'avversario è sempre interessante, ma avere soprattutto un Pokémon base con 170 di vita che fa 120 a tutti, questo non è assolutamente male, anzi è uno di quei Pokémon che mi sono trovato di più a usare, soprattutto all'inizio.
un doppio execute proprio perché per cercare, abbiamo tantissime carte che scartano, Ultra Ball Superior, Computer Search, eccetera. Per cercare di far quadrare i conti dalla mano, Execute può essere utile. Cosa fa Execute? Se negli scarti lo possiamo riprendere in mano. Il tutto il mazzo è concentrato sul fatto che il primo turno si deve provare a fare Arci. La vittoria sostanzialmente è definita da quello, sul fatto che il primo turno si deve scappare. Per cui tutte le carte che ci danno una mano in tal senso sono assolutamente il benvenuto. Shemin e Tapu Lele non hanno grande bisogno di spiegazioni. Shemin cerca un supporto, Lele cerca un supporto, Shemin pesca di nuovo a 6. Sono il motore di pescaggio comune un po' a tutti i mazzi. Energie 11, proprio perché ne usiamo tante per attaccare e ne useremo anche tante per recuperarlo. Insomma, abbiamo abbastanza energie nel mazzo. Rispetto sono decisamente tante rispetto a quasi qualunque altro mazzo presente in esteso. Dopodiché Battle Compressor, scarta tre carte che vuoi dal mazzo. Ora uno dice: cacchio, sei un masochista, ti scarti carte dal mazzo. No, in un mazzo normale forse sarebbe masochismo. In questo mazzo queste sono fondamentali perché il Blastoise, il Kingdra, eccetera, come dice Arci, cerca un Pokémon acqua dalla pila degli scarti e mettilo in panchina. Per cui tutte queste carte qui devono necessariamente essere negli scarti. Senza contare che giocando i 4 vs 6, che avere negli scarti Arci o qualunque altra supporter è spesso preferibile, perché col vs 6 andiamo di volta in volta a scegliere che cosa fare. Visto che ho citato cosa fare il vs 6, che vs 6 è sicuramente la carta più forte dell'esteso, prendi una supporter dalla pila di scarti e mettitela in mano. Quindi ci basta l'1 per, perché di fatto abbiamo il 5 per di ciascuno di questi, grazie al vs 6. PC Search è uno degli spec, gli spec se ne possono avere soltanto uno, esattamente come le Prisma. Questa dice scarta due carte alla mano e prendi una carta che vuoi dal mazzo. È fondamentale in questo mazzo perché sia mi fa scartare le carte all'inizio, sia mi fa cercare quello che mi serve. Per cui io magari vorrei volere un'altra carta che mi scarta due, per cui a seconda di quello che serve prendo. Field Blower in esteso è molto più usato che in standard, tutti i mazzi giocano Field Blower, perché c'è ancora il Garbodor, il Garbotoxin, che blocca i poteri, per cui ci serve necessariamente scartarlo. Order Pad, se esce testa, prendo una item dal mazzo. Di per sé non è granché come carta, ma qui abbiamo quasi tutti gli item e anche soltanto una testa all'inizio può fare la differenza tra Arci o non Arci. Superior Energy Retrieval, scarta due carte alla mano. Poi riprendi fino a 4 energie acqua dagli scarti. Dico fino a perché? Perché di fatto se ne abbiamo 4 dobbiamo prenderne 4. Ma se ne abbiamo 3 possiamo prenderne anche 3. Per cui prendine 4 sostanzialmente. Trainer's Mail, guarda le prime 4 carte, se c'è una trainer la prendi in mano. Ultra Ball, vabbè, scarta 2 un Pokémon. Versus Seeker, già detto. Silent Lab, Silent Lab è una delle stadio più forti che sono rimaste in formato esteso. I Pokémon base di ogni giocatore non hanno poteri, sia che siano in mano, in gioco o nella pila degli scarti. Per cui, no le abilità di base, noi sostanzialmente abbiamo soltanto l'Execute. Sostanzialmente, a noi serve. All'inizio ci dà fastidio morire da fastidio. Ci dà fastidio da morire. Late game invece, una volta che siamo avviati, noi siamo belli tranquilli, per cui possiamo anche giocarla per dare fastidio agli altri. Arci è il motore del mazzo, assolutamente fondamentale. Fisherman, riprendi 4 energie base, apri gli scatti e metti in mano. Questa c'è anche in esteso, così come il Guzma. È molto forte perché, soprattutto se devo scartare gli superiori energie a Superior Energy Retrieval all'inizio, io non ce la faccio con le parole, scusate. Soprattutto se devo scartarli all'inizio, dopodiché potrei essere in difficoltà nel far saltare fuori le energie. Bene, il Fisherman mi serve per andare sostanzialmente ad avere una sicurezza in termini di energie. Guzman, scambio io, scambi te. N, entrambi i giocatori rimischiano la propria mano al mazzo e pescano tante carte quanti sono i loro premi. Io N l'ho detestato per tantissimo tempo, sostanzialmente esattamente come adesso detesto il Judge. Quando stai lì per vincere, un N da 1 faceva male, ma male. C'erano partite che andavi a perdere perché l'avversario ti faceva N da 1, aveva ancora tutti i premi e riusciva a rimontare. Un disastro. Sycamore, scarta la tua mano, pesca 7. E doppia Choice Band, non fa mai male. 30 danni in più, ex GX. Voilà, questo è il mazzo. Il concetto è molto diverso dal Seismito Zork, come avete sicuramente intuito. Tuttavia è uno di quei mazzi che ha più successo in esteso e che riesce a cavarsela con tanta 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 roba. Per cui andiamo adesso a vedere come funziona con qualche bella partita e speriamo di fare Arci T1 il più volte possibile.
Dunque, allora, a seconda di quello che viene fuori, io non ho, bene o male in estesa non si ha quasi mai idea su che mazzi siano affrontare, perché in standard determinati tipi che vedi corrispondono a determinati mazzi ben precisi il più delle volte. In esteso invece c'è talmente tanta varietà, nel bene e nel male, assolutamente. Lati positivi e lati negativi del tutto. Facilmente tanta varietà che difficilmente puoi sapere subito quali mazzi ti troverai di fronte. Dunque, parto di Rival Canyon. Ho un Battle Compressor, un Order Pad, una Mail. Non male, non male. Il Kinder rompe un po' le scatole, però vabbè. Ma intanto vediamo cosa troviamo con la Mail. Nulla. Con la Mail non si è trovato nulla. Vediamo se va a buon fine l'older pad. No. Quindi battle compressor. Scarto una. Una, due. Ho un Archie e 4 versus Seeker. Se trovo il Lele posso andare a prendere l'Archie, per cui lo tengo lì. Scarto un Giratina che non mi serve. No, più che il ghiattino scalto il supporter. Scalto il supporter perché non vorrei vedermele trovare in mano, per cui vediamo. Primo Shaymin. Pesco 3. Allora, vediamo. Ultra Ball, scarto 2. Allora, ho il Lele per fare Archie. Dovrei mettere giù però due Pokémon molto brutti. Uno, due, tre. Uno, due, tre più il Blastoise. Non avrei altri attaccanti però. Mi andrei un attimino a impelagare. Va bene comunque. No. Sì, cerco il mazzo non supporter, quella supporter è Archie. Energia davanti, dopodiché Archie. Bene, ho fatto Shaymin senza sfruttare il potere, proprio perché era un Pokémon che mi serviva a mettere giù pur di fare il Wailord. Cioè, pur di fare il Blastoise, scusate. Dunque, Deluge. Assegno una. Deluge, assegno una. Bene, allora, questo è il nostro T1. Avrei voluto andasse diversamente, nel senso che avrei preferito non mettere giù questi quattro qua con in panchina. Però, va bene comunque. Dunque, Skyfield, ottimo, ottimo assolutamente, noi attaccheremo, cerchiamo di fare i 20 danni a tutti, per cui questa è una di quelle situazioni in cui il Magikarp Wailord ci sarà sicuramente di aiuto, per cui buon per noi. Girace, Girace è molto simile a Lele, nel senso che ha lo stesso potere, quando entra in campo e ti fa prendere una supporter. La differenza è che il Girace ha 90 di vita e Lele ne ha 170, pro e contro, il Girace lo puoi prendere con la Level Ball, che prende i Pokémon con 90 di vita o meno, l'altro invece no. Darkrai, 20 più 20 per ogni energia buia assegnata a tutti i tuoi Pokémon. Che creatura antipatica, mi addormenta. Upa, cerca il mazzo 3 X, quindi il Girash lo può prendere con Upa, al contrario dello dell'Ele che è un GX. E concede. Allora,
Non ho idea di che cosa avesse nei play, ma di per sé quella è una partita che vinciamo a mani basse sempre. Perché sempre? Perché anche qualora perdessimo tutto, quella è una partita che facendo 100 a tutti con il Wailord siamo tranquilli di portare a casa. E il 100 a tutti sarebbero arrivati in realtà nel prossimo turno, perché io avevo in mano il Wailord e la PC Search. Wailord e PC Search di fatto spesso definiscono già tanto, per cui... Darkrai è uno dei mazzi tanto usati in esteso. Non è necessariamente un fattore di forza questo. Come in tutte le cose, non è che se una cosa è usata tanto da tanti, allora è forte. Allora, peccato per la partenza di Shaymin, però con una... Se Lord del Padre esce testa e peschiamo una carta giocabile. Sì, va bene. Dunque, Order Pad, testa. Prendo PC Search. Ok, abbiamo ancora una volta Arci in T1. Scarto 1. E 2. Abbiamo Magical Wailord. Allora, scarto sostanzialmente tutte quelle carte che non mi serve avere nel mazzo, in mano. Battle Compressor. Scarto 1. 2. E 3. Ok, dopodiché posso fare PC Search. Vabbè, non è che posso, devo fare PC Search. Scarto 2. Prendo una Ultra Ball. Ultra Ball, scarto 2, prendo Lele, con Lele prendo Arci. Allora, soprattutto i primi turni non si possono sbagliare, sono mosse che non si possono sbagliare in assoluto, perché giocare la carta sbagliata al momento sbagliato vuol dire perdere la partita. Non fare Arci al T1 può essere devastante, per cui... Dunque, Trainer's Mail, prendo un Burst Superior. Adesso sono alla ricerca delle energie, ovviamente. Ma il Superior non è detto che mi serva subito. Holder Pad. Testa ancora, va che fortunello. Allora, il Giratina è prized. Per cui... Non si sa mai che cosa sceglierà di fare il mio avversario, per cui facciamo in modo di dargli quanto più fastidio possibile, no? Dunque. Ultra Ball. Scarto 1 e 2. Prendo l'altro Exeggut. Prendo l'altro Exeggut, tolgo carte dal mazzo e non scarto allo stesso tempo niente di quello che mi è utile, per cui via quello. Vado a prendere un altro Shaymin. Allora, soprattutto quelli che arrivano dallo standard, scoprirete che l'esteso è tanto 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 più veloce dello standard, cioè l'esteso è molto più veloce dello standard, ma per forza di cosa, ovviamente. Dunque,
Dunque, propagation di nuovo. Execute. Execute. Ultra ball. Scarto 2. Vado a prendere il Volcanion Prisma. Allora, i 110 me li può fare in un turno? Sì, se quel mazzo fa tutto come deve, riesce a fare i 110 in un turno. Io sono ovviamente spaventato da questa cosa, per cui ritiro, mando avanti Volcanion. Choice e quante energie ho negli scarti? 2. E buona così, vediamo cosa succede. Allora, un discreto primo turno, contando che tipo 40 carte sono sparite in un turno. Dunque, Ipno per sfruttare il secondo attacco, se l'avversario è addormentato, fai 80 danni in più. Ok, non ritengo essere il modo migliore di sfruttare quel mazzo, però vabbè. Doppio Darkrai GX e un'energia. Darkrai X. Ok, quindi setta una bella panchina iniziale. Darkrai GX, se è negli scarti, può tornare in panchina con anche un'energia assegnata. Quindi lui ne aveva due. Quindi mettere in campo 4 Darkrai al primo turno. No, non male, non male. E N. Ok. Va bene, fatto bene sotto questo punto di vista usare tutto quello che avevo, in modo che mi vengono date nuove carte. Non sono esattamente quello che avevo chiesto per Natale, però è qualcosa. Almeno ho le 3 energie, nel mazzo avevo praticamente solo energie. Gli Order Pad ovviamente sono fondamentali anche perché con una testa ti permettono di tirar fuori i Versus Seeker anche. Dark Patch 130. Se l'avversario effettua speciali condizioni, muore. Va bene, lo accetto. Dunque, Deluge. Io ovviamente quel GX in particolare lo temo tanto. Perché? Perché io ho un Wailord che non voglio che venga messo a capo in un colpo, per cui ce lo teniamo lì buono buono. Dunque, Battle Compressor. Cosa scarto? Scarto un N che non mi serve più. Un Battle Compressor. E basta. Order pad, potrei fare il supporter, potrei prendere cose, ma non sono ancora sicuro di cosa mi serve, per cui faccio i miei danni, 120 a tutti, che sono 130 davanti, e vediamo cosa succede. Allora, questo è già un potenziale range di KO. Quindi se metterà giù altri scemi ce ne saranno altri. Poi ovviamente non ho idea di come sia fatto e strutturato il suo mazzo, eh. Vabbè. Arriva un altro Darkrai X. E Sycamore. Darkrai Prisma. Quando giochi questo qua con la tua mano in panchina puoi segnargli due energie buio. Vabbè, non poteva assolutamente mancare. Più che altro la trovo una versione particolarmente lenta la sua, nel senso che non sta facendo assolutamente nulla. Vediamo. Order pad, sì. Prendo un superior. Propagation. Propagation. Ah, perché sto facendo tutto questo? Questo qua non mi interessa metterlo KO.
è già più di là che di qua, nel senso che io voglio puntare a fare il GX del Kindra o del Wailord e fare i danni a tutti in giro. Per cui vado a prendermi un po' di energie, contando che io ho il Guts, ma sì. Scarto 2 e prendo 2 energie. Versus Seeker. No, cosa sto facendo? No. Guzma. Sì. E chiamo davanti Darkrai. Mando davanti Shaymin. Ritiro. Mando avanti Volcania. Avrei potuto fare Jet Geyser, ma io volevo andare a prendere questo Valkyrie per fare i danni. Non volevo che mi mandasse tipo il Drowsy. Il Drowsy è già più di là che di qua. Pum! 130 e 20 a tutti. Quindi, due simpaticoni ce li abbiamo già sulla via dell'addio. Chaos Tower. Io non posso essere confuso e avvelenato. E lui non può essere addormentato e paralizzato. Va bene, questo suppongo perché l'ipno, che è ovviamente l'evoluzione di Drowsy, addormenta entrambi i giocatori. Quindi così facendo lui previene l'addormentato su di sé. Corless, una supporter incredibile, pesca, mischia mano al mazzo e pesca tante quante sono i Pokémon in panchia di entrambi i giocatori, quindi in una partita normale arrivi a pescare 9-10 carte. Nella situazione in cui sei invece con nella situazione in cui hai la Skyfield, entrambi i giocatori hanno magari 8 Pokémon in panchina, quella carta pesca 16, cioè imbarazzante. Cioè, un quarto di mazzo pescato con una carta in una volta sola. Dark Patch, recupera tutte le energie dagli scarti che vuole. Non so bene perché le stia assegnando al Darkrai GX, sinceramente, però. Contento lui, lo lascio fare. Fighting Fury Belt. Vediamo se ritira e mi attacca. Sì. Sono 130, 140 con la Fighting Fury Belt. Va bene. Dunque, Trainer's Mail. Non prendo niente perché non posso prendere un'altra Trainer's Mail. Vediamo, posso fare Field Blower. Scarto una e due. Sì. Dopodiché posso assegnare un'energia a Shaymin e fare un altro bellissimo Arci. Perché faccio Arci? Perché vado a riprendermi il Kindra. Cosa fa il Kindra col GX? 40 a tutti. Quindi il mio avversario si ritrova. Ovviamente era fatto apposta tutto questo gioco, in modo che con il mio attacco io faccia danni a tutti, quindi se guardate i 40 a tutti del Kingra fanno 1, 2 e 3. I Drowsy, vabbè, è un plus. Però sono i 3 capo che mi servono per vincere la partita. In questo momento il mio avversario deve scegliere o mi ammazza il Kingra, e allora io riesco fuori col Volcanion e faccio la stessa cosa. Versus Seeker ne ho ancora un paio, per cui continuo a fare i danni a tutti, o altrimenti mi ammazza il Volcanion e col Kindra faccio il panico paura. Per cui GG. Tra l'altro Kindra fa il GX con 1, per cui allora Darkrai sicuramente è un mazzo interessante. Non è secondo me neanche lontanamente il migliore, nel senso che fare danni per tu fai danni in base al numero di energie buio assegnate ai tuoi Pokémon. Ok, fin qua ci siamo. Ma allora a sto punto gioca Zorak, che fa danni in base al numero di Pokémon in panchina. Ti metti in campo 8 Pokémon in panchina e spari 160 botta, per cui.
180 con lo Zoal cattivo, per cui il re qua, cioè, ci sono tanti mazzi migliori sotto questo punto di vista che si possono fare. Kindred. Energia. Avrei potuto fare anche il Magical Wailord questo turno, forse. GX, 40 a tutti. Papam. E sono 2, 3 per il Drowsy, altri 2 per il Darkrai e altri 2 per il Darkrai. GG, evviva me. Seconda partita che in cui riusciamo a fare Arci al primo turno. Come potete vedere, in generale, contro quasi tutto quello che si affronta, fare l'Arci al primo turno vuol dire avere già imbloccato la partita. Non farlo al primo turno rende tutto complicato. Il mazzo è costruito perché ci siano quante più modi possibili di farlo, però ovviamente non sempre tutto va come deve. Allora, inizio io. Inizio io contro un Mazzolotta Magical Wailord. Vediamo se la mia è una scelta che paga. O se mi sono dato la zappa sui piedi da sola. Dunque, Ultra Ball. Scarto una e due. Vado a prendere Blastoise. Ce l'ho Lele. Sì, ce l'ho Arci. Ok. Quindi. Superior. Scarto 1 e 2. Dovrei prendere in mano l'unica energia, perché le energie che scatti col Superior non te le fa prendere in mano. Ultra Ball. Scarto 2 per Lele Arce. Vale, 3 su 3. Allora, potete provare, provate in continuazione, ma non dico che riesce sempre, ma quasi. A fine, a meno che non hai il doppio Lele o il doppio Arce nei premi e non hai nient'altro in mano, cioè, la partita di solito la si porta a casa con l'Arce. Ok, peschiamo 5. Compressor, non li avevo prima, quindi liberiamoci di tutto quello che non ci serve. 1, 2, 3. Partiamo dai Pokémon. Scartare anche le energie in parecchie situazioni non è male, perché soprattutto se magari hai il Fish, ma le puoi andare a riprendere subito. In questo. Ma no! Vabbè, il mio avversario ha concesso. L'Arce T1 non gli è piaciuto. Va bene. Vabbè, niente. Volevo far vedere almeno la terza partita. Quindi facciamo vedere la quarta partita. Vediamo se riesce il 4 su 4. Siamo contro. Non lo so. Oggettivamente ci sono talmente tante cose. Talmente tanti tipi diversi. Dunque, perdo il lancio di moneta contro Gianni. Ciò nonostante inizio lo stesso. Va bene. Ok, non è una bella partenza perché partire di Lele fa ovviamente. È ovviamente brutto. Ciononostante, se abbiamo l'altro Lele nel mazzo, il compresso della Ultra Ball fanno sì che possiamo portare a casa comunque l'Arci. Vediamo. Un'altra energia acqua. Brutta. Peccato. Peccato, non ce la si fa. Peccato, devo andare a sperare nello Shaymin. Scarto 2. Vabbè, non avevo l'altro Lele comunque. Batto al compresso, scarto 1. Scarto Arci. E scarto Sycamore che. Allora non vedessi nulla. Ok, Sì.
Dunque. Ho già due energie fuori. Scemin da 3. Sperando di pescare PC Search a questo punto. Wow. Questa è andata malissimo. Questa è andata malissimo, non male. Boh, scatto queste due. Una davanti. Ok, Shamin. Niente, vabbè. Allora, perché sono convinto che questa partita andrà malissimo per il semplice fatto che non abbiamo trovato nulla. Abbiamo dovuto scartare già 2 versus Seeker al primo turno. Adesso sono costretto a fare N perché non ho nient'altro. Peccato, peccato. Vabbè, una partita su 4 è andata male. Ci sta, una buona media, no? Contando che i tornei e le partite sono sempre best of 3, per cui alla fine direi che ci può stare. Corrina cerca un Pokémon e una item. Nel mazzo avevamo ancora tutti gli order pad, 3 Ultra Ball. Vabbè, c'è da dire che il mio avversario non ha fatto granché. Io però non posso fare il superior perché se faccio il superior mi prendo in mano 4 energie. Sono davvero troppe. Una, due, N. Do una mano al mio avversario, ne sono conscio, ma non potevo fare di meglio. Ok, allora, abbiamo finalmente. Faccina triste per ingannare l'avversario, sono una brutta persona, lo so. Abbiamo finalmente l'Arci. Abbiamo finalmente l'Arci, devo usare un altro versus Seeker, però finalmente ce l'abbiamo fatta. Vediamo a questo punto come sfruttarlo al meglio. Io ho risolto la situazione del mio avversario, dal nulla al tutto. Brucletil. Ah, io vado ovviamente a cercare il Volcanion Prisma, voglio attaccare con lui all'inizio. Voglio attaccare con il Volcanion Prisma in modo da mettere Diancie e vediamo quanti turni dura, comunque in un range di KO quanta più gente possibile. Ultra Ball. E tra l'altro penso di avere solo un versus Seeker rimasto nel mazzo. Abyssaland. Mi sfugge il senso di chiamare davanti lo Shaymin, però vabbè, contento lui. 60 e 30. Vediamo. Ultra Ball, scarto 2, prendo un Pokémon. Computer Search, prendo l'altro. Scarto 2. Prendo un Pokémon.
Ah, ancora due versus Seeker, vabbè, almeno quello. Sì. Io ho Execute, per cui posso permettermi di fare un order pad. Compressor. Sì. E scarto tutto quello che a questo punto non serve più, quindi non mi servono più. Non mi servono più le Ultra Ball. Non mi serve Magikarp Wailord. Non mi serve. Ma buono così. Energia e propagation. Beh, ci abbiamo messo 3 turni stavolta per farcela. Arcis Ace in the Hole. Sì, da Mr. Blastoise. Propagation. Dovrei essere pieno di energie qui, se non sbaglio. Ne ho 8 addirittura. Tutte le energie che ho sono in gioco. Superior. Scarto 2. Prendo 4. Deluge. Perché rimango con solo queste carte in mano? Perché qualora il mio avversario decidesse di farmi in maniera abbastanza brutale il KO sul Blastoise, io ho bisogno di avere in mano altro. Quindi di avere in mano pronto un altro Blastoise. Quindi queste sono carte che posso usare, questa posso assegnarla, per cui va bene così. Sono 120 a tutti. Quindi io al momento ho 1, 2, 3 e 4 KO col GX. Lui ha solo un'energia in gioco. Vediamo sostanzialmente cosa sceglie di fare. Io me lo devo tenere buonissimo questo versus Seeker. Perché è l'ultimo che ho. Ho ancora il Fisherman nel mazzo. Ok, si limita a fare Jet Punch. Si limita a fare Jet Punch. Interessante. Vediamo. Si limita a fare Jet Punch. Questo significa che io posso fare Wailord adesso. Allora, vediamo chi mi manda davanti. Ottimo. Ottimo davvero. Vediamo, io ho 1, 2, 3 e 4. Se faccio il KO adesso. Ah, vediamo se trovo. Dopodiché lui potrebbe assegnare energia e farmi l'altro KO. Io però a quel punto faccio Guzma. Quindi tolgo una. Devo prendere una e due.
Allora, una l'ho trovata. Proviamo con questa. No. Ce ne sono due su cinque carte. Va bene. Uno, due, tre, quattro. Ritiro, mando Wailord. Propagation. Ah, sono un babbo, ho fatto i conti sbagliati. Vedi, ho sbagliato perché ho scartato l'order pad. Non dovevo scartare l'order pad, era l'energia che mi serviva. Ora invece devo scartare questo versus seeker per rifarcelo. 5, 10, 15, 20, 25, 27. E lui può mettermi KO. Non è finita perché comunque ho un altro superior. Giusto, sì, ho un altro superior, quindi non è finita, posso farcela comunque. Allora, quindi ho sbagliato perché ho giocato un order pad che non dovevo. Dovevo scartarlo adesso. Però quell'order pad era la carta che dovevo scartare proprio. Ora rischio di prendere tante mazzate in faccia. Però ho comunque un altro superior che gira. Vediamo se riusciamo a farcela comunque. Antonio, questa era una ghiotta occasione che non volevo sprecare. Perché? Perché facendo 4 premi adesso, evito che lui possa giocare i B-string. Quindi non so se se li teneva in mano o meno. Lui è rimasto davanti con quel buzzer. Magari aveva tutto, magari non aveva niente, però. Così facendo salto il suo turno di retrieval e lo lascio con un Lycanroc in range di KO del Volcanion, un Buzzwole in range del KO del Wailord e questi 20 danni qui che vabbè. Raga, un GX niente male comunque, no? Riempie la panca di quello che rimane, non ha più il motore di pescaggio, non è detto che abbia energie o altro. Quindi, ora, mettere in campo questo Magical Puello è stato relativamente difficile, nel senso che mi è bastato tirar fuori un Superior e un Fisherman. Per cui, ora nel mazzo ho pochissime carte. L'OS deve trovare con N un modo per ritirare questo Buzzwole. Io ho comunque fuori un 300 di vita che mena. Quindi lui adesso deve trovare Flowstone, Energia e Choice. E mi può mettere KO il Magical Puello col GX del Lycanroc. Ma io ho l'altro Superior che mi permette di fare il KO che rimane di Volcanion, di Blastoise, anche di Lele. Per cui. Bene, bene. N nonostante un errore, ragazzi, davvero contatele. Pensateci 110, 10, 100, 1000 volte prima di fare le mosse, perché rischiava davvero di compromettermela questo Elder Pad giocato senza senso. Per cui pensate a tutto quello che fate perché l'esteso ha bisogno di riflessione. Ci sono molte più mosse da fare, molte più cose da considerare. Ciononostante, arci fatto 4 volte su 4, di cui 3 al T1 e un bel GX di Wailord che ci fa vincere la partita, per cui vittoria. Voi credete che ho fatto 100 danni a tutti? 100 danni a tutti, raga, sono interessanti a fare. Penso che, a parte in rari casi fatti apposta con gli standard, non sia così immediato vedere fare il Magical Puello. Bene, con questo mazzo, il GX del Magical Puello è l'attacco principale su cui si punta, su cui si basa la partita. Sono 100 a tutti, per cui. Pensateci bene perché se si riesce tutto come deve, il mazzo di già che è una meraviglia, arci T1, 8 energie,
Pam. Raga, tanta roba, tanta roba. Bene, spero che questi due mazzi in esteso vi siano piaciuti. Sono i due mazzi che dovete prendere in considerazione di giocare o da battere se volete affacciarvi all'esteso. Per cui dalla settimana prossima torniamo con lo standard, esce Team Up e spero che di esservi utili. Noi ci rivediamo presto nelle live e buono, come al solito mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e raga, bella.